Dai. Ma non è vero, perché speriamo di prendere posto, per favore. Sì, poi parlate, Chi sta ne mancando? La testa, Diego. Vai. Vai. Allora, ministro, dopo tanti anni di attesa e di ritardi, finalmente il primo tratto, dicendo che i castigli hanno completato una cosa. È una grande giornata per la nostra città. Vorrei dire la cosa più importante, ossia che si inaugura la più grande opera pubblica che abbia mai visto la nostra città. Non c'è mai stata un'opera pubblica così grande. Perché se ne inaugura solo la prima metà e non la seconda metà? Perché qui c'era presidente della provincia Enzo Fontana che fece finanziare il progetto. La provincia di Caltanissetta non fece finanziare il progetto, i lavori sono partiti in ritardo e dunque si inaugureranno in ritardo. E questa strada è figlia della tenacia di chi ci ha creduto fin dal primo momento, di chi ci ha creduto fin dal primo momento. Io sono presente alla posa della prima pietra, facemmo tanti anni fa la scelta con l'amministrazione provinciale di svuotare altri capitoli di bilancio per finanziare la progettazione di questa strada, quando questa strada sembrava un sogno, oggi diventa realtà. Se è possibile fare una dedica in questo giorno così importante, vorrei dedicare questa strada a stiamo per iniziare la storia di questa strada, gli esseri umani hanno perso la vita, di coloro i quali non ci sono più, e che forse ci sarebbero se questa strada ci fosse già stata. Io sono convinto che adesso occorrerà dare una ulteriore accelerazione per diminuire i disagi e fare sì che anche l'appello venga immediatamente concluso. La mia gioia è grande in questo momento, perché le opere pubbliche hanno una longevità, insomma, per farle durare un sacco di anni, e basta guardare la sorte della Salerno-Reggio Calabria, ma questa è un'opera pubblica che ha visto la posa della prima pietra e anche la posa dell'ultima pietra. Ci sono anche altri. Carola, sei sempre tu. Ministro, nonostante tutto, altre criticità, penso all'Agrigento Palermo, penso chissà un domani alla chiusura dell'accordo con Castelvetrano e chissà anche con la Siracusa Gela. Noi abbiamo un grande divario infrastrutturale, che è un divario infrastrutturale che si può colmare solo nel corso degli anni. Bacchetta magica per le opere pubbliche non ce n'è. Sono già opere finanziate, abbiamo qui l'assessore Pistorio che potrà darvi tutti i dettagli. Intanto, se volete, la mia idea è: non facciamo come al solito nostro che ci guastiamo la festa. Oggi è un giorno importantissimo perché si completa. Ci sono stati pezzi di inaugurazione, sono stati inaugurati pezzetti di questa opera. Oggi si inaugura tutto il tratto che va da qui fino alla provincia di Caltanissetta. E la provincia di Caltanissetta è in ritardo di un anno sui lavori perché, siccome deriva tutto dal merito della provincia di Agrigento, quando Enzo Fontana era presidente della provincia e noi eravamo al governo della provincia di Agrigento, la provincia di Caltanissetta partì con un anno di ritardo. E adesso e quell'anno di ritardo si sconta tutto adesso. Quello che penso io è che occorra veramente festeggiare oggi come un giorno importantissimo per la nostra città e per la nostra provincia. Una strada dedicata agli scrittori, non è importante anche questo. È molto importante.